È il portale dell'End. No! Amici, lo scorso episodio della Captive Minecraft, ovvero l'episodio numero 2, sì, è stato molto divertente, ma d'altro canto è stata anche una tragedia perché ho fatto una cosa come 10 morti. Dannazione. In questo episodio invece ho scoperto una cosa assurda, ho scoperto un dungeon fighissimo che ora vi farò vedere mentre prendevo delle risorse, totalmente a caso, l'ho trovato a caso. Quindi andiamo ad esplorare il dungeon, ampliamo l'isola, facciamo le farm, facciamo di tutto, signori, questo episodio sarà la svolta. Iniziamo. Allora amici, riprendiamo nell'ultimo punto in cui ci siamo salutati l'ultima volta e a parte il fatto che la mia isola è diventata una giungla invivibile, ma queste sono cose secondarie, dicevo che ho preso delle risorse, le risorse che avete visto che dovevo prendere era l'oro e i lapislazzuli, esatto, presi tutti, perfetto, a bolla. E quindi, a parte il fatto che dobbiamo metter via questo e mangiarci pure una mela che non fa mai male, perfetto. Ne mangiamo una, no dai, non voglio sprecare. Devo mangiare un'altra mela davvero, gioco? No, non fatemela mangiare. Dicevo, avevo visto un dungeon. Però prima di fare un dungeon andiamo a craftarci un bel secchiello. E qui si vede già la differenza tra un uomo e un ragazzino. Ovvero che anche con le poche risorse e la consapevolezza che morirò moltissime volte, dannazione, mi sono andato a fare un secchio perché devo prendere l'acqua. Acqua utilissima, se non fondamentale, per andare a fare, perfetto, una farm. Ce n'è altra di acqua, tra l'altro? No, perché sono stato stupido e l'ho bloccata. Perché mi deve fastidio. Sono stato totalmente un idiota. Quindi, dato che abbiamo questa relativamente poca acqua, non possiamo neanche fare la fonte d'acqua appunto infinita perché non ne ho abbastanza, ma tranquilli che un modo lo troviamo. Che poi, tra l'altro, come ci salgo qui? Con questo blocco. Perfetto, sali, 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 torniamo su e, come detto letteralmente un secondo fa, ci facciamo la farm di grano. Tra l'altro, il grano ce l'ho, non ce l'ho, non lo so, nel dubbio iniziamo. Spostati, maialino, dai, maialino, spostati. Vabbè, altro grano spaccabile qui. Mi sa che ne ho pochi, ne ho molti pochi, però dove 5. Ok, va bene, la zappa ce l'ho. Allora si può spaccare qua e ai lati si può mettere il grano. La pala non me la faccio perché non voglio sprecare risorse, potrei farle in realtà. Maialino, cosa mi guardi così, maialino? Sì, sto facendo una farm, ok? Tra l'altro ho pure sbagliato a piazzare, cioè perché ho rotto in parte, vabbè. Lasciamo perdere, facciamo finta che voi non abbiate visto niente. E sbam, mettiamoci l'acqua. Sì, e iniziamo a zappare al lato, perfetto. E stuck, 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 stuck. Avanza di uno, sì, dai che avanzi di uno. Perfetto, stuck anche qui, così utilizziamo tutti i semi. E dato che avevo già del bon meal, utilizziamo questo e poi ne prendiamo altro perché ci servirà per far crescere il tutto. Dovrei farmela un'ascia anche solo di pietra o di legno, però dovrei farmela. Vabbè, ma sono pigro e non ho voglia di farla. Mettiamo via questo. Mettiamo via anche questo. E con questo bel grano, che bello, stiamo per fare un altro achievement. Ci facciamo del pane. Bonjour. Boom. E si espande il tutto. E come vedete nell'ultimo episodio abbiamo fatto la mega scalinata. In teoria e anche in pratica, fidatevi, possiamo andare a vedere cosa c'era all'interno di quella cesta particolare. Datemi il piccone, questo qua mezzo rotto, tanto non ci serve a nient'altro. Lo possiamo tranquillamente distruggere e iniziamo a salire. Quindi ci vediamo là sopra. No, non mi ha fatto prendere la cesta. No, di pochissimo. Dai. Aspettate, vediamo il prossimo achievement. Allora, pane fatto, la torta, aspetta, vado a cercare su internet come si fa la torta. Allora, la torta si fa con 3 secchi di latte, fattibili, 3 cose di grano fattibili, uova c'è, e lo zucchero. Lo zucchero si ottiene solamente appunto dalle canne da zucchero. Esatto, e lo zucchero appunto servono le canne da zucchero che avevo visto giù, quindi dobbiamo, mi sa, scendere per forza a sto punto nel dungeon. Eh sì, per forza nel dungeon, signori, we are back in the dungeon, però quello un po' più particolare. Ora dovrei mangiare qualcosina, dovrei mettere a cuocere in realtà, però non vorrei sprecare le risorse. Vabbè, fa niente, per ora scendiamo così, mi faccio una spada. No, beh, mi tengo questo, dai. Quindi, signori, esattamente come nello scorso episodio, si scende, però adesso vi farò vedere un dungeon un po' più particolare, un po' più gagliardo. Ovviamente non l'ho ancora visto, non ho idea di cosa ci possa essere. Qua abbiamo liberato letteralmente tutto. Lì c'è uno... Dai, lì c'è uno scheletro, che palle. Vabbè, lasciamolo lì, stupido scheletro. E mangiamo la rotta. Slime! Vabbè, uccidiamolo, va, può servire sto slime. Oh, basta! Oh, quanto ci sta pushando! No, moriamo! No, non può iniziare l'episodio... No, non posso iniziare... No, gioco! Gioco, sono morto!
E invece. Perfetto, quindi io con mezzo cuore dovrei entrare in un dungeon. Ok, quindi ora mi spiegate come faccio a sopravvivere. Come dite? Non sopravviverò mai. Immaginavo. Ma bando alle ciance, signori, mettiamo qua la torcia. Vabbè, non proprio... No, dammi la torcia, ridatemi la torcia. Mettiamo qua la torcia che è un po' più visibile e si prova a scendere. Però non vorrei buttarmi di cattiveria. Cioè, magari succede qualcosa di cattivo. Ok, si è già rotto il piccone, perfetto. E comunque le rotten flash non durano niente. Ma tipo niente niente. Comunque, porta di... Ok. Ok. È il portale dell'end. No. Che figo. E qua c'è una porta con dentro un pipistrello e... Schiacciamo. Un pipistrello e basta. Allora, enderpearl. Ok. Neve. Che terrò, non voglio ancora usare. Looting 2. Ok. Ok, mi prendo pure la cesta. Perfetto, signori. Quindi abbiamo visto che nel dungeon, tra virgolette dungeon, c'era questa cesta decisamente, ma decisamente utile. Mi sa che l'ender... ferro. No, non ferro, pardon. Oro. Tanto oro. Bene, 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 bene. Questo oro, appunto, ci servirà per fare la... No, dai, non me lo fanno pre... Dicevo, ci servirà per fare la notch apple. Ovvero la mela di notch, quella tutta dorata. E mi avete detto che servono... no... No, no, non c'ho il blocco. No, no, datemi il blocco, datemi il blocco, datemi il blocco, datemi il blocco. Scappa, scappa, c'è il silverfish. No, no, siamo morti dal silverfish. Non ci credo, 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 non ci ci. Che vita di me. Ok, ho ripreso tutto. Ok, il piccone c'è? Sì, enderpearl c'è, questa, ok. Io direi, per non creare altri casini, torniamocene a casa, va? Master, tornatene a casa. Sì, decisamente, ciao, ciao, ciao. E qua facciamo un buco, va? Dai, mi stanno picchiando di nuovo i silverfish! Ma basta! Ma basta! No, c'è la lava, no, sta finendo in... No, 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 che va tutto nella lava, no, che va tutto nella lava. Non ci credo, non ci credo, è finito tutto nella lava. Non ci se... No, no, non ci credo, non c'ha senso, non c'ha senso, non c'ha senso, non c'ha senso. Allora, me ne sono schifosamente e con molta tristezza nel cuore tornato a casa con pochissima roba, ho perso l'enderpearl. Lasciamo perdere, però ho una porta e la testa di Wither che mettiamo qua da parte perché boh, non so al momento cosa possa servire. Il piccone ce l'ho ancora e ho capito che è tipo fondamentale, ma fondamentale, il cibo. Perché senza cibo, signori, non si va da nessuna parte, quindi mi prendo tipo 4 pezzi di carbone e mettiamo a cuocere il tutto, ok. Ora, quell'isola non si può fare niente, l'altra isola è il mio obiettivo, ovvero salire lì in alto, mi prendo tutti i materiali che ho per il momento, tanto sono farmabilissimi, sono facili da farmare, quindi per ora appunto ce ne saliamo là sopra. Abbiamo visto che nel dungeon abbiamo trovato quella roba lì, ne abbiamo persa la metà, ma vabbè, dettagli, almeno abbiamo la testa di Wither, che per ora non voglio pensare a cosa ci possa servire, e il prossimo achievement che si può fare è... o i diamanti in teoria, o uccidere uno scheletro da 50 metri. Non era fare il coso. Ho sbagliato. Breed to cows with wheat. Quindi devo prendere il grano e mettere insieme le due mucche, cioè farle riprodurre. E ce le ho due mucche? Mi sa di no. Ok, comunque per ora l'unica mucca che ho è solo questa qui. Dai, davvero ne ho solo una, ma io sapevo di averne due. Cioè, ero convintissimo. Mi è morta? E ora come facciamo? Dato che mi è morta una delle due mucche che dovrebbero riprodurre il tutto. È la fine? Is this la fine? Boh. Vabbè, dato che la mucca non spawna, per ora, per questa, diciamo, seconda e fallimentare parte di episodio, dato che la farm ce la siamo fatta, il dungeon l'abbiamo esplorato, l'occhio dell'end l'ho perso, dicevo, ci andiamo ad esplorare, o comunque andiamo a fare un collegamento per l'isola lì sopra. Spero di avere i materiali, ma spero tanto di avere i materiali, anche se non credo, cioè nel senso ne ho altri oltre a questi tre. C'ho 60 di cobblestone, però mi sa proprio che non ce la faccio, quindi o mi faccio un pillarone e poi ci faccio le scale per salire, volendo. Facciamo un attimo la stupidata, va. Dai, 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 non morire, master, non morire, non morire, non morire. Dai, oddio, di un centimetro, di un centimetro, non ci credo, non ci credo che siamo morti anche così. E ora dov'è tutta la mia roba? È tutta qua? C'è tutto? Siamo sicuri? Dov'è il piccone? Dai, dov'è il piccone? Oh mio Dio, dove è andato il piccone? Si è disintegrato il piccone! Non ci credo!
Ah no, eccolo qua, ok. Dicevo, mi devo fare delle scale. Ok, credo che un ghast mi abbia ucciso e mi abbia fatto cadere sotto. Ok, cosa sta succedendo? Cioè io ero lì che costruivo stra tranquillo, è arrivato un ghast e mi ha fatto letteralmente esplodere. Ok, perfetto, va bene. Cosa abbiamo perso? Niente, credo. Cioè, ok, va bene, lo accetto. Però ora devo risalire, dannazione. Quindi l'isola sopra per ora è inaccessibile, dato che è tipo il Nether, e non saprei che achievement andare a fare. Cosa, dov'è che si vedevano qua? Ok, dovrei far accoppiare le mucche, però boh, non le trovo per ora. E uccidere uno scheletro. Ah, proprio uno scheletro, ok. Vabbè, signori, dato che in questo episodio non saprei come continuarla, in teoria, dato che... cioè, dovrei aspettare che spawni una mucca, mi sa che c'è da aspettare. In caso, scrivetemi nei commenti la vostra. Dov'è la zappa? Dov'è la zappa? Ok, ce li ho i semi? Non c'ho i semi. Ok, invece sì, invece ce li ho. Cioè, io potrei soprattutto pescare qui dentro, però non ho... la canna da pesca, e per farla in teoria mi serve la stringa. Mi servirebbe un'altra stringa, quindi dovrei andare a uccidere un altro ragno. Quindi per ora, dato che non si può fare praticamente niente, io volevo andare su quell'isola lì, ma è inaccessibile, mi sa che sono mezzo costretta a bloccare l'episodio in attesa di spawn futuri. In caso lo farò FK, prenderò le varie cose, non lo so. Quindi mi sa che salvo ed esco. Spero che questo episodio di intermezzo, questo è più un episodio di intermezzo, vi sia piaciuto. Nel prossimo, non lo so, o che aspetto che spawni la mucca, poi ce ne andiamo sull'altra isola. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15 per questo periodo estivo, con un nuovo video. Ciao!